Giorgio Celzi, presidente dell'associazione Ora et Labora a difesa della vita. Oggi siete qui davanti all'ospedale San Leopoldo Mandi Climerate. Per dire cosa? Per dire un forte sì alla vita e no all'aborto, perché in questo ospedale tutti i venerdì da tantissimi anni, da quando c'è la legge 194 dal 78, fanno aborti tutti i venerdì. E questo è l'aborto, ricordo che è un delitto, anche se legalizzato, è pur sempre un delitto. Quindi noi siamo qua sia per fare un'opera culturale, perché fanno gli aborti ma le persone non sanno quello che sta succedendo dentro l'ospedale. Noi dobbiamo renderlo visibile. E quindi è importante, come diceva Don Benzi, andare fuori dall'ospedale è un segno grande, perché è lì che uccidono tuo fratello, è lì dove tuo fratello ti chiede aiuto. Quindi c'è anche un'altra cosa importante: noi qua possiamo anche contattare delle mamme che entrano per abortire e aiutandole fargli cambiare idea, insomma, scegliere per la vita, perché l'aborto è scegliere per la morte, ecco, perché è uccidere il proprio figlio e se stesse, perché alla fine avranno conseguenze per tutta la vita. La vostra associazione sta prendendo posizione anche adesso in un altro senso. Di che cosa si tratta? Sì, il prossimo mese verrà messa in discussione alla Camera la legge Zan e Scalfarotto, una legge ingiusta, una legge inutile, è una legge che metterà il bavaglio a tutti, in quanto mentre la legge è uguale per tutti, le lobby gay vorranno dei diritti maggiori rispetto a tutte le altre persone, e installerà nell'ordinamento giuridico il reato di opinione, perché nessuno può più esprimere la propria opinione. Ad esempio, non può dire che una famiglia è formata da un uomo e da una donna, che un bambino ha diritto ad avere un papà e una mamma. Non si potrà più leggere ad esempio dei passi del Vangelo dove dicono che i sodomiti non rientreranno nel regno dei cieli, ad esempio. E quindi ecco, è una cosa gravissima. Se un genitore non vuole che suo figlio partecipi a lezioni di gender, non potrà farlo, ecco, dovrà per forza mandarlo, perché sennò verrà tacciato da omofobo. Quindi noi a tutto questo non ci stiamo.